Ciao amici e amiche, incredibili, incredibili ragazzi, sono riuscito a... recuperiamo e usciamo, perfetto, sono riuscito amici miei a fare una cosa incredibile, incredibile, con il mio amico Alessandro oggi siamo riusciti a tirar fuori il camionozzo che adesso lo porto, consegno al parcheggio Jerry Longworth. Io voglio capire se mi dà qualcosa di figo. Questo gru di mettere una di fianco all'altra, perché sennò facciamo un casino qui al parcheggio, raga. Ok. Quindi prendiamo il motore. L'altra dov'è che è? Ok, vabbè, qui possiamo anche portarlo qua, sinceramente. Ok, AMK civile, proviamo. È qua, raga. È qua dove siamo riusciti a tirar fuori il veicolo. Infatti vedete che c'è un bel casino. Allora, il mezzo dov'è? Facciamo scherzi. Il camion dov'è? Qui l'abbiamo tirato fuori. Qui c'era il camion, eh? Taglia che botta. Non dire stupidate, gioco. Che ti ho tirato fuori e non mi hai salvato? Credo, ragazzi. Era qui. No, ma non era qui. Non era qui. Camion. Porca miseria. Allora, riconosciti. A livello benzina, ok, allora eccolo là, qui mi metto così perché sennò dopo tutte le volte. Allora, io a regola, vediamo un attimo dove dobbiamo portare questo mezzo. Allora, da qua dobbiamo portarlo. Ah, qui al garage. Niente di più facile. Io comprerei però. Un attimo se abbiamo qualche mezzo figo. Allora, qualcosa di veramente potente. No, ma scusami, questo che mezzo è? Ah, no, è questo, era, scusate. Questo c'è soltanto questo, perché questo è un camion per andare a prendere le cose fighe, a prendere i mezzi. Allora, vediamo un attimo pneumatici, cosa c'è qui? Media. Diciamo che questo, il traino ce l'ha normale, il differenziale ce l'ha, l'aria ce l'abbiamo. Luci.
bello, mi piace. Ribaltabile. Barra rinforzata. Tubo robusto. Mettiamo ribaltabile, scusa. Sarà figo ribaltabile, no? Flaxon. Scarico. A me piacciono questi. Allora, lo facciamo tutto bello giallo. Ci mettiamo la Waiana. Albre Magic, perché poi puzza. Tendine non mi piacciono tanto. Ricevi il solito della mia dita, Track Rescue Unit. Guarda, adesso possiamo mettere anche questi. E il toro, ok? Quindi... Oh! Sì, questo è quello che ci dopo, dopo, dopo. Ma questo che cosa farebbe, scusami? Ma che puta, io non ho capito come... Allora, è un mezzo assurdo, quindi si può tranquillamente buttare un... Ma come fa? Agenzio delle ricelle. Ok. Appunto. Come faccio a farlo salire questo cane? Ferma. Cancella i morti. Recupera. Rifornisci. Vabbè, rifornisci è una cosa... Non riesco a capire questo Western Star. Secondo me bisogna con la gru che mi buttano su. Non mi sembra che ci si possa mettere su qualcosa. Non so, non so. Sembra un po' un camion gigante e inutile. Se non riesco a tirare giù il pianale, almeno io non dico che si deve abbassare, ma un pelino un pelino dico io, ferma camion. Io volevo... Allora... Volevo portarlo, ok? Con un camion. Questo, a quanto sembra... Ma che cosa serve? Ma trazione posteriore mi sta anche bene. Ma che cosa serve sto camion? Allora, vediamo questo cosa c'ha. Componenti telaio. Questo avrebbe questo, ma non ci carichi una pippa. Anche questo sicuramente anche questo. Questo è massiccio, ma questo ce l'ho. Questo è pesante, eh. Possibile, ma è quello che ho preso adesso. Vabbè, non sembra di averlo già usato, però ce n'ho uno. Porca miseria. Aspetta, componenti. Questo se lo carica su tutto per bene. A questo piattaforma da treno con rampa. Ma qua non ci passa il camion. Cioè. Hanno tutti la stessa roba.
la stessa roba. A meno che non lo so, devo mettere la gru su uno più potente, su questo pesante. Proviamo. Diciamo che questa è una bella bestiolina, eh? Questa è una bella bestiolina, eh? C'è sempre giallo, sempre il rescue. Questa che è toro. Perché non mi ha messo la gru? Vedete che questi non hanno il... per la legna sì, per la legna sì, ma per il coso no. Fammi vedere perché no. La stessa gru. Non lo tira sul cane. Non lo tira su un cane, sta gru. Non la tiri su. Riesce a malapena a... È inutile, assolutamente inutile, che compro questo. Allora, devo fare come faccio io di solito. E visto che è più grosso, se compro un camion di questi... aspetta un secondo, perché questo è un pesante, di pesante io non so niente. Aspetta un secondo. Quello sarebbe... o questo. Dai, un ottimo di funzione. Quel camion qui non riesco a capire che cosa serve. È molto bello perché è lunghissimo, incredibile. Non riesco a capire l'utilità. Allora, sarà un bel casino. Allora, io voglio comprare questo perché ormai il mio cervellino ha detto che è una bestia.
Penso che è solo alto. A questo punto credo che sia solo alto. Non si può aver tutto giallo, lasciamo stare i pupazzetti. Ok, andiamo a fare un salvataggio. Girare, gira di più, gira un bel po' questo qua, però chiaramente, ai 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 caramba, qua come va sul ghiaccio. Giornellate sono 16, non mi sembra che sono giornellate, sono... ah sì, sono giornellate, 16 volte giornellate. Vedete quanto la motrice deve andare avanti a fare la curva larga per poi comunque stare in strada, eh? Gomme da ed è bello grosso, non ricordate, è uguale a quello che c'è qui, raga, perché l'abbiamo preso qui. Qua ho lasciato questo qui dei testi di ricambio, questa è una curva che vabbè, ce la facciamo, eh. Adesso questo per essere un camionotto è un camione di frigo, però non si può mettere porca, porca, non si può mettere il cassone. Sembra vicino, ma per fine non è così. Allora, siamo qui. Il problema reale è come faccio la retromarcia. Come lo faccio?
Ok, allora, ho già capito. Ho porto. Ho porto il bastone. Attacco qui, porto il camion, no, no. Devo girarmi. Dentro qua è un posto un po' grande. Vabbè, ma che vada se dovessi un pelino dire. Puoi saperlo che la fa rimorso. Queste sono le classiche cose che faccio io che la filmo a fin giro, eh. Vabbè dai, mi è andata bene che c'è il palo che mi mette a posto. C'è la neve a quello specchietto. Tirarmi dritto è tanta roba questi mezzi, eh, tanta roba raga, si sì, si sì, il guardrail, ok, grande guardrail. Ok, io vado un po' dritto, sto perdendo un po' anche quella visuale, eh. Stupido.
sempre, non prenderla mai. Non è che ho fatto proprio una bella cosa, c'è un po'. No, ci vediamo. Allora, dov'è che è? No. Ragazzi, è un bel problemosso, eh? Attacca il vericello e lo faccio in questo modo perché allora, ma quanti punti mi devi dare che devo attaccarlo sul camioncino qui? Ok, io non voglio che sia troppo, dai, oh, cazzarola.
Allora, vediamo un secondo, eh. Stacca rimorchio, ferma, cambia, cancella, recupera, rifornisce, attiva, rimuovi carico. Allora, agganciamo il vericello. Qui. Ok. Allora ragazzi, abbiamo un recupero incredibile, eh? Guardate che recupero, che recupero, che recupero. Questo camion fichissimo, che io lo trovo veramente figo, con la ruota in disco, così è qualcosa che non avevo mai visto. È un po' come il Caterpillar, eh? Però è bello massiccio, eh. Andiamo andare piano. Piano. Ok. Andiamo piano pianino, perché il camion è pesante. Sono praticamente riuscito a metterlo giusto, eh? E l'ho comunque attaccato così, devo vedere davanti però, così non ce la faccio. L'ho attaccato comunque al vericello, così non dovrebbe cadere o fare cose strane. Anche perché io una volta avevo visto che quando c'erano finiti i mezzi si potevano legare. Io qua non vedo legare, cioè questo è particolarmente pesante. Non voglio perderlo in giro, perché questo è un recupero fichissimo, raga. C'è stato un giorno per portarlo, era caduto giù nel lago, quel fiume che vedete lì, il fiumiciattolo, che poi porta al lago ovviamente, era caduto nel fiumiciattolo. Sono andato giù con la gru e non c'è stato verso di tirarlo fuori. Sono andato giù con due AWK, ANK scusate, perfettamente avrebbe stato tolto da qua. Vabbè. Ok. Ma diciamo che un po' di stabilità sul peso gliela dà, eh? Vogliamo essere un po' sinceri. Andare piano. Ah, ci sono dei punti col guardrail che non ha senso, perché se questo finisce fuori qui non è che succede niente. Altri con la scarpata, che se finisce fuori è un disastro. Comunque sto camion pesante non consuma nulla. Con la VD è blocco differenziale. Insomma, veramente poco. Va anche pianissimo, eh. Però con un mezzo pesante non è niente male. Io spero che portando questo Jerry Longhorn la facciamo possiamo poi anche comprarlo. Sì, un filino storto è, però sono dentro nel pianale, eh. Facciamo il pelo, raga. No, no, guardate, giusto, giusto il vero. Grande Drum. Drums, Marco Drums SPA, ragazzi. Se avete bisogno di un trasloco, un Navy Rescue, veniamo a prendere i vostri mezzi dagli incidenti. Questo trasporto è stato
veramente figo perché l'ho fatto giusto, l'ho fatto come si farebbe, non attaccato al vericello di un camion, guardate, va bene, l'ho fatto veramente giusto. Ok, in teoria è qua, ma c'è la entrata piccola. Allora, sinceramente, come faccio a... devo girarmi adesso? Secondo me in una manovra non ce la faccio, o forse sì. Grande camioncione. Sul cordolo e andiamo a consegnare il mezzo, amici miei e amiche mie. Ok, quindi ditemi se posso cambiarlo. Assolutamente sì, posso usarlo. Carburante esaurito. Allora facciamo così, la rampa si fornisce, ok, cambia camion. È mio. Allora, qui sicuramente sarà un camion che non ci sarà nulla. Esatto. Non ci sarà nulla su sto camion, giusto la presa d'aria. Rivoltabile, vedi? Giusto? Eh sì, questo qua. Sapevo, un po' lo sapevo che è una bestia. Ma... lo sapevo che era una bestiolina, ma... sono belli. Militare? No, non mi piace militare. Ok. King, eh sì. Io sono Toro. Quindi praticamente questo ce lo usiamo solo ed esclusivamente come camionozzo da paura, raga. Come camionazzo da paura. Bello. L'ho portato al garage, adesso posso usarlo. Camion fighissimo. Ok, ho mandato il coso al mio amico Alessandro da Kevin. Allora, questo è solo esclusivamente con cassoni.
Quindi, no, no, no. Questo, no, no. Questo gigantesco, il, questo qui che c'ho già, questo ce l'ho già, questo non va bene, ginocchio pesante, perché praticamente sono in morte pianale, praticamente questo che ho preso adesso l'ho preso solo per questo, questo gigante. Madonna. Sì, c'hai ragione. È 26 metri di lunghezza. Allora, nell'utilità di tutti i giorni non serve a nulla. Non mi serve a nulla questo cassone qua dietro. Che cosa devo portare di così grosso? Invece magari se io prendo il camion con il vericello più grosso, cioè con il gancio più piccolo, ok raga, lo posso anche usare per altro. E potrei andare a cambiare questo gancio. Esatto. Così posso prendere un questo, esatto. Così posso prendere un qualcosa di più. Vedi questo. Porca vacca, mi sono messo in un punto dove... Questo per dire... Questo, tutto quello che è più piccolo, no? Ah, vedi. Io so che c'era una missione, eh? Porca vacca, non gira niente. Tanto qua, raga, poi te lo riparo io. C'era una missione. Allora, la Scout 800, dov'è che è? Vediamo un attimo quanto dura il video. Siamo quasi alla fine. Allora, ragazzi, mi raccomando di seguire Marco Drums Games Channel su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, e portare gente sul canale. Io chiudo questo video, al prossimo andiamo a vedere un attimo. Allora, la macchina è qua, la macchina è qua e la devo portare qua, nulla di complicato. Dai, al prossimo video facciamo questo. Statevi bene, un saluto da Marco Drums Games Channel, mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch e di portare gente sul mio canale. Grazie ragazzi, al prossimo video.